Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo come visualizzare il segnale RSSI della Taranis sull'OSD di Betaflight. L'RSSI indica la forza del segnale radio e conoscere questo valore è fondamentale per evitare di allontanarci troppo col nostro quad e andare in failsafe. La Taranis è già configurata in automatico per segnalare il livello basso dell'RSSI. Tuttavia è comodo averlo anche a schermo in quelle situazioni dove il rumore esterno non ci fa sentire bene gli allarmi della radio. Per prima cosa andiamo nella schermata input e scegliamo il primo slot disponibile, nel mio caso il numero 5. Qui gli diamo un nome per non confonderci. In source dobbiamo trovare la voce RSSI. Mi raccomando, non dovete scegliere né RSSI- né RSSI+, ma solo RSSI. Scendiamo giù e in scale diamo 100 dB. Usciamo e andiamo nella pagina successiva. In mixer associamo l'input che abbiamo appena creato ad un canale libero, nel mio caso sempre il 5. In source assicuratevi di avere l'input creato prima, quindi cambiamo il weight e l'offset. Settiamo 200 per il weight e meno 100 per l'offset. Le configurazioni nella Taranis sono concluse, avviamo Betaflight. Clicchiamo su connetti e andiamo in configurazione. Scendiamo verso il basso e assicuriamoci che qui OSD sia attivato. Quindi andiamo sul receiver. In mixer abbiamo associato il segnale RSSI al canale numero 5. Quindi, visto che il canale numero 1 corrisponde al roll, il 2 al pitch, il 3 allo yaw, il 4 al throttle, il canale numero 5 corrisponderà a AUX 1. Quindi qui in RSSI channel scegliamo AUX 1. Per concludere andiamo in OSD e assicuriamoci che RSSI sia attivato. La configurazione è completata, possiamo salvare e uscire. Questo è il mio tutorial su come visualizzare il segnale RSSI della Taranis sull'OSD di Betaflight. Grazie per aver visto il video, non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere mi piace. Se volete potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video.